Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi torno con un video che mi avete richiesto e che spero vi faccia piacere. Parliamo delle idee regalo beauty bio, tranne un prodotto, divise per fasce di prezzo. Vi dirò che sarà un po' lungo perché ho tantissime idee, quindi fatevi una tazza di tè, una tazza di cioccolata calda e mettetevi comode. Iniziamo subito dalla fascia più bassa. La prima idea a regalo è quella di una maschera monodose fai da te. Quindi, secondo me è molto bello, io l'ho fatto per diversi anni, prendere un vasetto di vetro, metterci o le erbette ayurvediche o le argille e scrivere alle vostre amiche le istruzioni per prepararle. In questo modo regalate una coccola a veramente pochi euro, perché quasi tutte abbiamo in casa l'argilla o le erbe per capelli, basta miscelarle facendo attenzione a non mescolare erbette e argille che non vanno d'accordo per creare la maschera perfetta. Io, per esempio, avevo allegato ai barattolini di marmellata vuoti, riempiti di polvere, questo bigliettino. Avevo scritto Keep calm and pamper yourself, cioè coccolati, e dietro avevo scritto le istruzioni. Qua avevo fatto una maschera levigante energizzante con farina di mandorle di cocco, cacao, argilla bianca e olio essenziale di rosa. Bastava, avevo scritto modo d'uso mescolare acqua calda e massaggiare sul viso umido, sbizzarritevi, farina di cocco, farina gialla, sale, zucchero, erbette. Secondo me è una cosa carina, soprattutto col bigliettino e soprattutto un'idea low cost. Andiamo avanti, sempre in tema maschere, se le vostre amiche sono pigrone, abbiamo tutte queste di Alchemilla che come sapete hanno un prezzo bassissimo. I prezzi ve li scrivo tutti giù nell'info box. Abbiamo quella per sebo normalizzante, quella per pelli sensibili e quella anti-age, questa qua nera. Altra maschera super interessante che io ho nella confezione aperta è questa peel-off della Saponaria, che è veramente una coccola pazzesca. Andiamo avanti, altri due prodottini low cost che però secondo me si adattano molto bene alla stagione invernale sono le creme mani, in particolare queste di Maternatura, come sapete mi piacciono tantissimo, ne ho provate a diversi gusti e le trovo veramente idratanti, ma anche queste di Officina Nature sono veramente carine e soprattutto tolgono la sensazione di secchezza dalle mani. Sempre in questa fascia di prezzo troviamo le candele di Heart and Home, che non sono le Yankee, non sono a base di petrolati e quindi le preferisco. Tra l'altro trovo che abbiano una profumazione più intensa. Queste sono natalizie, in particolare questa Country Kitchen, sa proprio di strudel, è buonissima, mentre questa Mela e Cannella ricorda proprio il Natale e secondo me sono delle idee regalo molto carine, ci sono di diverse dimensioni, potete metterci anche un vasetto e questa è la dimensione della candela, dura diverse ore, insomma, secondo me le candele a Natale sono un regalo molto carino. Altra idea sono i cupcake da vasca da bagno o da doccia, io non so quanto, ecco, riuscirete a vederlo, questo è bellissimo, ha l'unicorno ed è stupendo. Ha un profumo abbastanza dolce, possono essere usati sia in doccia che nella vasca da bagno, hanno un buon inci e ma sono troppo carini, ci sono anche con i fenicotteri. E per chi non ha la vasca, c'è questa aspirina da doccia, io l'ho presa ovviamente al lime perché mi piacciono i profumi agrumati. Basta metterla in doccia e secondo me è anche proprio aromaterapica perché regala un momento di relax. Passiamo ora alla seconda fascia di prezzo. Nella fascia diciamo media ho selezionato alcuni prodotti che mi piacciono particolarmente e che secondo me sono un ottimo regalo di Natale, o meglio, un regalo di Natale che mi piacerebbe ricevere. Il primo è questo gel esfoliante di La Saponaria, 100% naturale, mandorla e zenzero. L'edizione limitata natalizia. Allora, il profumo è pazzesco. Chi mi segue su Instagram ha visto le stories mentre lo provavo. Mi è piaciuto tantissimo. Sono 50 ml. Va benissimo per qualsiasi tipo di pelle, contiene anche limone, olio essenziale di limone, quindi il profumo è veramente super super wow.
e lascia la pelle morbida, levigata e secondo me con dei biscottini di zenzero allegati fa proprio Natale, quindi ve lo super consiglio. Altro prodotto, se volete convertire un'amica al bio o se volete regalarle un prodotto per capelli senza sbagliare, è ovviamente lui, il mio doccia shampoo Algasoul, l'argilla del Marocco di Thea Natura. Sapete che lo adoro, sapete che trovo che sia adatto a tutti i tipi di capelli, è delicato, lava bene, fa schiuma. Siccome gli shampoo sono molto soggettivi, mi sento di consigliarvi questo perché secondo me è quello più universale tra tutti. Andiamo avanti per le amanti del make-up. Se avete delle amiche che amano truccarsi, non potete che regalare le matite di neve. Io ne ho diverse, allora vi faccio vedere quelle occhi. Potete regalare le matite occhi. Io ho Acero e Gioia, che sono dei colori particolari. Questo è un punto luce stupendo anche per le feste. Ma di neve io sto amando le matite labbra riformulate. Io le avevo anche nel pack vecchio, con la formulazione vecchia, e già mi piacevano, ma tendevano un po' a seccare le labbra. Queste invece sono favolose, scorrono, che è una meraviglia. Io ho vino, che secondo me è il colore più adatto a questa stagione, che è proprio un color vino bellissimo. È il mio rossetto per eccellenza alla vigilia di Natale. Poi ci sono dei nude, questi sono i miei preferiti, ma ve ne parlerò meglio in un video sui rossetti nude, se volete andare sul tranquillo. E poi l'ultima arrivata, una delle ultime arrivate, che è Mandragora, che è veramente wow. Ovviamente dovete conoscere bene i gusti della persona a cui volete regalarle, ma secondo me sono veramente un buon prodotto e un regalo di Natale molto carino. Sempre di neve anche gli ombretti mono. Io qua ho una palettina, questo qua è vuoto, questo è di mia sorella perché io non utilizzo grigi. Prophecy è veramente, fa parte anche questo dell'ultima collezione ed è bellissimo. Se conoscete bene la persona a cui li regalate, secondo me gli ombretti mono sono sempre graditi. Passiamo ora all'ultima fascia di prezzo, quella più alta. Se volete fare un regalo abbastanza costoso, per me dai 10-20 euro sono i regali che si fanno alle persone diciamo più importanti, a quelle a cui siamo più legati. Ho diversi prodottini da consigliarvi, ovviamente tutti bio tranne uno. Partiamo subito dall'idrogel viso e décolleté Shine di La Saponaria. Secondo me questo è un prodotto favoloso da regalare alle mamme o alle zie o alle nonne. Allora, è anche anti-age, è adatto a collo, viso e décolleté ed è privo di oli, quindi non appesantisce. Ora io lo metto qua, vedete come sberluccica, però non è invadente come illuminante. Io non amo sembrare un lampadario, quindi non so quanto riuscite a percepire. Io mi sono messa anche sotto alla finestra apposta. Cioè è illuminante, ma non è invadente. Ha un profumo gradevole, lascia la pelle morbida e idratata e secondo me è una bellissima idea da regalare per brillare alle feste. Altro prodotto che mi sta convincendo tantissimo e che se ricevessi il regalo sarei felicissima è questa maschera di Maternatura Impacco Capelli Rivitalizzante alla Passiflora. Ha un profumo molto buono, sa quasi di torta e lascia i capelli morbidi. Io l'ultima volta che li ho lavati ho usato questa, guardate come sono belli, proprio voluminosi e coccolati. È un regalo molto carino se la persona a cui volete regalarla ama prendersi cura dei capelli. Restando sempre in tema così natalizio, secondo me questo body butter di Volga che si chiama Rubino è fantastico, a parte il colore che è bellissimo, ha un profumo speziato pazzesco, sa di cannella. Come vedete è ancora quasi intatto, ne ho preservato solo un pochino perché volevo farvelo vedere bello bello e la confezione è stupenda e è un burro corpo fantastico perché, chiudiamola prima, ok? Si assorbe in fretta, non lascia scie, nutre la pelle, la lascia morbida, quindi se questa persona a cui dovete fare un regalo ha la pelle secca, questo è veramente l'ideale.
Passiamo poi ai rossetti. Sapete che io sono un amante dei rossetti. Se avete delle amiche che conoscete bene e che sono alla ricerca di un buon rossetto, vi faccio vedere i miei preferiti. I rossetti puro bio, per me sono stupendi. Hanno una resa pazzesca. Il mio preferito è lo 08, che è un borgogna scuro, ve l'ho già fatto vedere tante volte. Si presentano con questa patina qua, ma è tutto normale perché sono appunto 100% naturali e sempre di puro bio. Mi stanno piacendo tantissimo le tinte labbra. Secondo me la più adatta comunque al periodo è la 06, che è un bel lampone scuro. Questo è l'unico prodotto che vi dicevo non bio al 100%, cioè i Diva Crime. Se voi conoscete la persona a cui dovete regalarli, cioè secondo me sono i rossetti migliori del mondo. Non ho mai provato i rossetti MAC, ma posso dirvi che questi sono veramente fantastici. Ve li ho mostrati più volte, i miei preferiti sono Balkis, che è un nude, però un nude interessante, non è un nude banale. Ve lo swatcho perché questo non ve l'ho mai swatchato. Vedete, è un color carne, però un color carne portabile, tutti i giorni, ma anche con un trucco occhi un pochino più intenso. Gli altri rossetti di Nabla, che questi proprio gridano Natale, feste, per me sono Arabesque. Ve lo swatcho perché non ve l'ho mai mostrato neanche lui. Che è questo. Il mio preferito in assoluto, che da tradizione metto il giorno di Natale, è Moulin Rouge. Per me è pazzesco, cioè mille volte meglio anche degli ultimi usciti in casa Nabla. Come tonalità è il mio rossetto proprio preferito in assoluto, che è questo, che è un rosso metal pazzesco. E infine, vabbè, abbiamo Goa, che vi ho già swatchato più volte. Quindi questi sono i Diva Crime, per me sono fantastici. Passiamo ora a un prodotto che io sto adorando, che è questo cofanetto di Bioficina Toscana e cose della natura. Chi mi segue sulle Instagram Stories ha visto che lo utilizzo, che l'ho in utilizzo ora, ed è composto da acqua micellare, frutti rossi di Bioficina Toscana e questa spugnetta Finedame sbiancata per il viso. Allora, già la confezione di suo è stupenda. La spugna è una nuvola. Una nuvola, sembra di detergere il viso con nulla, tanto è delicata. E l'acqua micellare mi sta piacendo molto. È anche disponibile la confezione con il latte tonico 2 in 1. Se avete un'amica amante del bio, non amante del bio, volete farle un regalo proprio bello, perché quella spugna è eterna, basta togliere bene i residui dei detergenti o degli oli che usiamo. Per me fate veramente una cosa stupenda. Ultima idea e regalo che vi mostro e che vi ho già mostrato è questo cofanetto di Officina Nature, questa gift box. È veramente stupenda, dentro c'è anche questo fiocco di neve di cartone, in particolare questa contiene il balsamo e lo shampoo per capelli delicati e il deodorante Nota Fiorita, Giardino Fiorito e due campioncini. Questa è veramente bella da regalare perché guardate quanto è carina, con un nastro rosso, stupenda. Ce ne sono di vario tipo sul sito, le trovate, vi lascio ovviamente giù il riferimento al sito. Tante delle cose che vi ho mostrato le trovate sui due e-commerce con cui collaboro e di cui ho dei codici sconto, quindi se vi può aiutare, a me fa solo piacere. Tutti i riferimenti sono giù nell'info box. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia e penso che il prossimo video che arriverà sarà un Mi preparo con voi per le feste e vedrete senz'altro in azione Moulin Rouge. Fatemi sapere se questo video è stato utile, se vi è piaciuto e vi ho tenuto compagnia. Un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!